Un ben ritrovato a tutti voi con la nostra informazione. Apriamo questa edizione del giornale con la cronaca. Un alessandrino di 84 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di Pietra Ligure. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, mentre stava facendo il bagno, è stato colto da improvviso malore, forse da un infarto. La tragedia si è verificata verso le 11:30 in una spiaggia libera vicina ai campi di beach volley. L'anziano si è tuffato in acqua e quando era a pochi metri dalla riva si è sentito male. Il bagnino lo ha subito soccorso e portato a riva e poco dopo sono arrivati anche i medici del 118, la Guardia Costiera e i Carabinieri. I sanitari hanno tentato di tutto per salvarlo, ma l'84enne ha smesso di vivere sotto gli occhi di molti bagnanti che si trovavano lì sul posto. Marius Iosif di 21 anni e Adrian Tudor di 20, entrambi rumeni residenti a Brescia, dovranno scontare un anno e 8 mesi di reclusione per ricettazione. I due, il 27 giugno scorso, sono entrati nel negozio Toys Center di Via Marengo ad Alessandria, dove hanno rubato giocattoli della Lego e indumenti sportivi per un valore di quasi 6.000 euro. La coppia è stata intercettata dalle volanti della polizia mentre era in fuga a bordo di una Opel. Dopo un inseguimento per le vie della città, i due sono stati bloccati e poi arrestati. Oggi il processo a loro carico con la condanna in carcere e una multa di 200 euro. 7 anni di carcere a un agricoltore acquese accusato di violenza sessuale su una bambina, sua vicina di casa. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria. Ci racconta questa brutta storia Emma Camagna. Fabio Lineo, agricoltore di 46 anni, abitante in un paese dell'Acquese, è responsabile di violenza sessuale ai danni di una bambina sua vicina di casa. La Corte d'Appello di Torino ha infatti confermato la condanna a 7 anni di reclusione inflittagli a suo tempo dal Tribunale di Alessandria. Non ha ottenuto neppure le attenuanti generiche, non avendo risarciti i familiari della vittima, parte civile, con Giuseppe Lanzavecchia e Vittorio Spallasso, e non lo ha fatto perché ha sempre detto di essere innocente. Ora non gli resta che ricorrere in Cassazione, ma la Suprema Corte non entra nel merito di un processo, può solo esaminare eventuali vizi di forma durante lo svolgimento del dibattimento ed è molto difficile che ciò possa avvenire. A determinare l'inchiesta a carico dell'uomo fu il racconto della ragazzina e le sue confidenze ripetute durante le indagini, con tutte le protezioni e i sostegni psicologici adeguati, sono state ritenute sincere e corrispondenti al vero. Agli atti poi c'erano anche certificati clinici che attestavano lesioni riconducibili a determinati comportamenti. All'inizio della vicenda, che risale al 2008-2009, anche la madre della ragazzina era stata indagata con il sospetto che non avesse vigilato adeguatamente per scongiurare una simile brutta, ma la posizione della donna è stata archiviata, non essendo emerse responsabilità a suo carico. Cambiamo argomento. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in accordo con i sindaci di Novi Ligure e Racconigi, ha chiesto un incontro al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, per discutere sulla complessa situazione relativa al gruppo Ilva. Certi di poter portare un contributo alla discussione sul futuro dell'azienda e dei lavoratori, si legge nella lettera, la Regione Piemonte e le amministrazioni comunali di Novi Ligure e Racconigi chiedono di essere convocate con gli altri enti locali agli incontri del tavolo aperto sulla delicata vicenda. Siamo molto preoccupati per l'Ilva, ha commentato il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere. Personalmente credo che l'Italia non possa fare a meno della siderurgia e che l'Ilva non vada chiusa. Lo stabilimento di Novi deve avere un futuro per il benessere delle famiglie, dei lavoratori e per il tessuto economico della città.
Altra vertenza, la Mossie Ghisolfi di Tortona che si sta avviando alla cessione al gruppo Eni. Ieri la prima udienza in tribunale ad Alessandria per discuterne i termini. Si riprenderà domani davanti al giudice Caterina Santinello il servizio. Seconda udienza domani ad Alessandria per discutere ed esaminare il piano allegato dalla Mossie Ghisolfi di Tortona alla richiesta di concordato preventivo già accordata nell'ottobre dello scorso anno dal Tribunale in seguito alle difficoltà del gruppo dopo un investimento fuori budget in un impianto di Corpus Christi in America che ha avuto serie ripercussioni anche nei siti italiani. Alla prima udienza, davanti al giudice Caterina Santinello, ha partecipato uno stuolo di avvocati e consulenti che ha illustrato in maniera particolare l'offerta della Eni Versalis S.p.A., leader nel settore chimico internazionale, disposta a rilevare investimenti, lavoratori e contratti, ma non le azioni di quattro aziende che fanno parte del gruppo Mossie Ghisolfi, due delle quali formano il polo di Crescentino in provincia di Vercelli. Una decisione quest'ultima che il giudice alessandrino vuole vagliare con attenzione, tanto che ha rimandato a domani il proseguo della discussione. Se, come sperano dai vertici tortonesi, il Tribunale darà il nulla osta, allora si potrà procedere all'asta per la vendita delle quattro aziende, alle quali potrà partecipare, insieme ad altre che eventualmente si faranno avanti, anche la stessa Eni Versalis. Una soluzione auspicata non solo dalla dirigenza del gruppo, ma anche dai quasi 200 lavoratori che stanno attendendo di sapere quale sarà il loro futuro. Alla Mossie Ghisolfi si respira un cautissimo ottimismo, soprattutto per la disponibilità e collaborazione reciproche instaurate con il Tribunale alessandrino. Il gruppo Mossie Ghisolfi, fondato a Tortona nel 1953, è leader nell'innovazione applicata al settore del PET, dell'ingegneria e dei prodotti chimici rinnovabili derivati da biomasse non alimentari. Nel 2016 ha conseguito un fatturato di oltre 1,9 milioni di dollari, con oltre 1.700 collaboratori. Il servizio di refezione scolastica ad Alessandria cambia gestore, non sarà più affidato ad Aristor dopo l'annuncio che dal 1 agosto smetterà l'attività. Lunedì si saprà chi avrà vinto l'appalto e intanto i sindacati degli 82 dipendenti che, come già si sa, protestano da tempo, incontreranno Aristor per concordare le modalità di procedura del licenziamento collettivo. De Vinci. La vicenda delle mense scolastiche comunali ad Alessandria è arrivata ad una svolta definitiva. Non ci sarà più Aristor ad occuparsene. Lunedì mattina in comune saranno aperte le buste per decidere invece a chi assegnare il servizio per il prossimo anno. I concorrenti sono due, l'associazione temporanea d'impresa Dussmann Kamst e la cooperativa Lavoro e Solidarietà che ha sede a Bari. Al pomeriggio i sindacati incontreranno invece l'azienda Aristor con l'obiettivo principale di tutelare i dipendenti e capire se saranno riassunti gli 82 lavoratori anche dal nuovo gestore, così come dovrebbe essere previsto nelle norme contrattuali. Aristor dalla mezzanotte del 1 agosto non ci sarà più e a comunicarlo è la stessa azienda con un comunicato pubblicato sul suo sito, una vera e propria lettera di commiato. Testualmente si legge: dopo 12 anni al servizio della comunità scolastica di Alessandria, Aristor cessa definitivamente le sue attività. E poi continua un po' polemicamente: questa grave e certamente triste decisione è stata necessariamente assunta prendendo atto di quanto a sua volta deciso dal comune di Alessandria, al servizio del quale Aristor era stata costituita e in favore del quale Aristor ha sempre lavorato, ponendo innanzitutto gli interessi della comunità scolastica di Alessandria, anche quando lo stesso comune non aveva risorse per pagare i servizi di ristorazione forniti agli alunni alessandrini.
La Giunta regionale del Piemonte si è impegnata a salvaguardare lo sportello di Ovada dell'Agenzia delle Entrate a rischio chiusura dopo la scadenza della convenzione col Comune di Ovada che ne ospita i locali. Il risultato è stato ottenuto grazie all'interessamento del consigliere regionale di Liberi Uguali Walter Ottria che in merito aveva presentato un'interrogazione urgente. Le zone marginali della provincia di Alessandria sono state ultimamente penalizzate da troppi tagli ai servizi, ha dichiarato il consigliere di LU, e la perdita dell'Agenzia delle Entrate avrebbe creato un ulteriore grave disagio a tutto il territorio. Consigli comunali con alcuni punti in comune a Ovada e ad Acquiterme. Si è parlato della carenza di organico dei vigili del fuoco e delle variazioni del bilancio di previsione. A Ovada ha affrontato anche il tema della nuova raccolta rifiuti porta a porta. Sentiamo Fabrizio Mattana. Si avvicina il giorno della rivoluzione della raccolta rifiuti nei comuni gestiti da Econet, ma il porta a porta spaventa i cittadini che, nonostante le molte assemblee informative organizzate in vista della data fatidica, per la maggior parte non vedono di buon occhio la novità, convinti per lo più che il nuovo sistema sia in realtà un ottimo modo per i comuni di fare cassa, punendo gli utenti non troppo ligi al loro dovere. Ad Acquiterme la protesta impazza su Facebook, ad Ovada i dubbi sono ancora tanti, eppure a settembre i vecchi cassonetti verranno rimossi da tutto il territorio e bisognerà cominciare a pensare in maniera nuova. E mentre è iniziata la distribuzione dei nuovi bidoncini per la raccolta differenziata alle famiglie, il Consiglio Comunale di Ovada ha varato in merito un regolamento normativo, approvato col voto della maggioranza del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Essere per Ovada e il no di Patto per Ovada. I dubbi di alcuni consiglieri riguardano la poca chiarezza delle tariffe, mentre chi ha votato contro lamenta il fatto che le scelte ovadesi sono sempre più condizionate da Novi e Tortona. Obiettivo è quello di raggiungere entro il 2020 il 65% di raccolta differenziata per non incorrere nell'ecotassa. Nell'ultimo consiglio comunale si è affrontata anche la vicenda della crisi di organico dei vigili del fuoco, che ha costretto a ridurre l'operabilità della caserma locale. È stato approvato un ordine del giorno col quale si dà mandato al sindaco di intervenire presso gli organi preposti per rappresentare le preoccupazioni della cittadinanza. Sul punto si è astenuta soltanto Patto per Ovada. L'argomento è stato affrontato anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Acquiterme, dove si è registrata l'approvazione all'unanimità. Punti in comune affrontati dai due consigli, anche le variazioni di bilancio e di previsione. Gli americani alla scoperta della Libarna sotterranea, la più importante area archeologica del Piemonte, sarà indagata, come sentirete tra poco, senza scavare. Ce ne parla Alessandra Della Cà. Esplorare l'antica storia dell'area archeologica di Libarna senza scavare è possibile. Lo faranno i ricercatori della Texas Tech e della Boise State, due università americane che già un paio d'anni fa avevano studiato il sito lungo la provinciale fra Serravalle e Arquata-Scrivia e che quest'estate saranno di nuovo a contatto con il passato utilizzando il georadar, che attraverso onde elettromagnetiche permetterà di scoprire come viveva l'antica popolazione di Libarna. Il team di ricercatori è stato ospitato a Palazzo Ghilini ad Alessandria, è stato illustrato il progetto intitolato Libarna Urban Landscape Project, che ha come obiettivo l'esplorazione dei terreni adiacenti alle attuali emergenze archeologiche attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti non invasivi. Contemporaneamente verranno fatti rilievi aerei e usati droni. I nuovi dati completeranno la mappa dell'antica città sommersa fra i comuni di Serravalle ed Arquata e permetteranno di preparare eventuali future campagne di scavo condotte sotto la direzione scientifica della soprintendenza. Le attività proseguiranno per tutto il mese di luglio negli spazi che da 3 anni ospitano anche la Field School, una scuola sul campo appunto. La più importante area archeologica del Piemonte è stata fatta conoscere pure a Boston in occasione del congresso di settore più rinomato degli States. Un'occasione importante per il turismo culturale, ha sottolineato il presidente della provincia d'Alessandria Gianfranco Baldi, che va valorizzato, sostenuto e pubblicizzato.
Tra poco la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana, parleremo di Tamburello nel campionato di Serie A. Il Cremolino è in netto recupero nel girone di ritorno dopo la vittoria col Medole in vista dell'impegno in Coppa Italia con il Somma Campania. Subito dopo lo sport, le previsioni del tempo, la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguiti e arrivederci.